Ciao ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Mi sono qui rifugiato in macchina perché il tempo, ahimè, non ha tenuto. Ha cominciato a piovere tutto all'improvviso e sì che c'era il sole. E allora oggi vi vorrei parlare un pochino della differenza tra vivere nelle piccole città e nelle grandi città, anche qui in Irlanda e all'estero. Quindi la scelta deve essere dettata da quello che uno ritiene più profittevole e più confortevole. Sicuramente piccole città hanno gli affitti più bassi, hanno più facilità di spostamento, più facilità di conoscere le persone, perché nelle grandi città, un po' come è noto, sono più fredde, le persone hanno un po' una barriera per cercare di proteggersi da tutti gli altri. Grandi città, si paga di più l'affitto, c'è più gente magari scontrosa e via dicendo, potrebbe essere un po' più difficile conoscere bene, legarsi alle persone, però d'altro canto ci sono delle possibilità in verticale che d'altra parte mancano altrove. Quindi sicuramente se uno vuole fare un passo avanti grosso, la grande città ovviamente offre questo, però sinceramente quando si è appena arrivati, la piccola non è da disdegnare per niente, perché offre un approccio più soft. Quindi c'è da dire anche poi il fattore età. Se uno ha 20 anni e si mette però in un paesino, magari è già scappato dal suo paesino nativo in cui non ce la faceva più di vedere sempre le solite facce, ritornerà ad avere lo stesso problema. Quindi sicuramente la mitica Londra, Berlino, Parigi e via dicendo sono mete ambite, proprio perché c'è tutto, non manca davvero nulla. Però intanto sentite qui, non so se si sente, lo scrosciare della pioggia che si è fatta seria, e quindi bisogna un pochino capire. Non è particolarmente consigliabile per chi ha le primissime armi e quindi deve ancora trovare quella che è la validazione, la conferma della sua abilità linguistica, della sua abilità a cavarsela, a trovare lavoro, andare subito nelle grandi città, perché potrebbe essere meno confortevole, si può sentire meno, meno propensi a restare, perché ci sono tante cose che magari sono scomode. Bisogna, se uno poi vuole restare nella stessa situazione a lungo, deve trovare un certo livello di comodità che lo faccia resistere. E cosa tipica succede che poi nella grande città c'è molta competizione, gli stipendi non è detto che siano più alti, gli affitti e i trasporti sicuramente lo sono, e quindi sicuramente si fa un attimino più fatica a vivere se lo stipendio è quello da entry level. Bene. È un discorso molto ampio, quindi questo è un primo video sull'argomento, andiamo avanti ad approfondirlo in futuro. A presto, grazie dell'ascolto e alla prossima, ciao!